la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Ecco, l'arbitro sta per fischiare l'inizio del match. Parte l'Ebolitana a battere il calcio d'inizio. Ecco, questa è un'occasione pericolosa. Albadoro, il gol di Albadoro. Da un calcio d'angolo c'è stato poi il Valiant, ha rimesso dentro il pallone. Albadoro di testa ha incocciato e ha segnato la prima marcatura per quanto riguarda la Ternana. Adesso arriva Albadoro al limite dell'area, il tiro, piazza il pallone di destro, piattone, ma non inquadra la porta, sfera che lambisce il palo. Un'altra occasione da parte della Ternana, tiscione dentro per Valiant, il colpo di testa di Valiant è un palo, una palla lenta che il portiere non riesce a controllare. Riparte insomma la Ternana con la manovra offensiva sempre su Sernicola per Varone, il colpo di testa, la parata di Viscido, Maestro che allarga sulla destra per Abbate avanza a spazio, effettua il cross insomma era anche un bel cross per il numero 9 Sciotti, che non inquadra lo specchio della porta. Pecora anzi riesce a divincolarsi bene da due avversari, lancio filtrante per il numero 11 Liccardi, Signorini non benissimo, Liccardi cerca la conclusione, l'effettua è la parata di Plizzari. Adesso abbiamo Defendi che giostra la palla sull'out di sinistra, vede libero Palucci a centrocampo, Palucci da 30 metri prova il tiro, la parata di Viscido, la respinta, ma Sernicola si mangia un gol fatto da pochissimi metri davanti alla porta, spara altissimo. Diciamo che questi calci d'angolo sono battuti tutti corti, quindi 1-2, scambio veloce tra Palucci, eccolo qua, il cross in mezzo, esce malissimo il portiere e la rete di Valiant, se non erro, esatto, Valiant insacca su un'uscita così avventurosa del portiere Viscido, la porta era scoperta e di prima Valiant la mette dentro. Molto probabilmente sarà l'ex Unicusano Fondi a calciare questa punizione dal limite dell'area, a scavalcare la barriera, ci prova Tiscione, è una punizione deviata dalla barriera, il portiere Viscido ci mette una pezza ed è calcio d'angolo. In questa circostanza molto probabilmente ci sarà il lancio dentro, esatto, e Tiscione di testa realizza, il più piccolo della comitiva rosso-verde realizza il 3-0, calcio d'angolo di Palucci, testa di Tiscione e gol. Riparte l'Ebolitana con De Rosa che allarga sulla corsia di sinistra per Ciotti, in mezzo c'è il numero 11 Liccardi, Ciotti dentro per Liccardi, esce Plizzari e pallone in cassaforte. Lancio lungo di Zanon, anzi lancio dentro di Zanon, adesso c'è Tiscione dal limite, parata di Viscido e calcio d'angolo, una buona azione da parte della Ternana, subito in risposta su il forcing offensivo del Ebolitana. Ferretti per Bordini si guarda intorno, sfera in mezzo, girata di Capitani e gol del giocatore in prova, classe 1996 Capitani. Zanon adesso manovra un pallone, c'è il cross dentro, rovesciata di Montalto, ma il pallone è fuori. Valantoni in mezzo per Ferretti che tira dai 30 metri, smanaccia Spiguzza e va in angolo al trentesimo, un bel tiro di Ferretti e una bella risposta anche del portiere Spiguzza. Adesso c'è Montalto che recupera la sfera e il gol, e viene convalidato, gol di Montalto, 5-0 al 31esimo del secondo tempo. Adesso è Di Paolo Antonio che ha il pallone tra i piedi, serve Garretta, anzi un bel lancio per il numero 25 rosso-verde, vede in mezzo la corrente di Paolo Antonio, ma il numero 14 di Telefere non riesce a superare il portiere Spiguzza. Adesso De Rosa cerca un 1-2 con Di Sabatino in mezzo, recupera Zanon, proprio toglie la palla sui piedi del numero 16 a Moscato, un bel intervento del numero 2 della Ternana.
Meccariello morbido per Montalto di testa sponda per Salvemini, che sembra, ecco, di arrivarci il tiro e la parata di Spicuzza, e fischio triplice, fischio finale per l'arbitro. Termina questa partita al 45esimo spaccato e la Ternana si aggiudica l'incontro per 5-0.